Ciao, ben trovati. Oggi voglio ragionare con voi su un tema che mi capita di affrontare spesso con i genitori nei nidi e nelle scuole dell'infanzia e che riguarda come i bambini tendono a dare il peggio di sé tipicamente a casa e soprattutto, devo dire, con le mamme. Non me ne vogliono i papà, ma come dire, è un dato osservativo piuttosto frequente, proprio quello che riportano tante mamme, cioè su come appena loro arrivano al nido, alla scuola dell'infanzia o dai nonni a prendere il bambino o rientrano a casa dove magari c'era la babysitter, il bambino che fino a quel momento è stato un angioletto, è un vero modellino, piccolo lord, improvvisamente diventa un diavolo scatenato con crisi di rabbia e di tutto di più, con grande come dire, preoccupazione, frustrazione, sensi di colpa anche da parte dei genitori e in particolare, come dicevo, le mamme, perché più frequentemente succede con loro, le quali si interrogano proprio sulla qualità del rapporto con i propri bambini e si preoccupano del fatto che la relazione non stia funzionando in maniera adeguata. In realtà è esattamente il contrario, cioè i bambini tendono a dare il peggio di sé con le persone più intime e quindi tipicamente, giustamente, i genitori, perché chiaramente sentono che quello è un rapporto dove hanno spazio per poter lasciare uscire quello che magari fino a un attimo prima hanno in qualche modo tenuto. Peraltro io spesso faccio l'esempio anche su di noi adulti, perché non è infrequente che anche noi si funzioni così. Se pensiamo alle nostre giornate in ufficio, per esempio, tipicamente noi siamo, come dire, molto gentili, affabili e cordiali, per poi appena mettiamo il piede in casa con nostro marito, moglie, compagno o compagna, come dire, trasformarci da Dr. Jekyll a Mr. Hyde. E quindi se fino a un attimo prima eravamo gentili, generosi e collaborativi, un attimo dopo diventiamo delle iene, per cui come dire, ce la prendiamo a morte per ogni minima cosa e magari, come dire, diamo anche in escandescenza su cose non così importanti, ma perché sostanzialmente quello che stiamo facendo è che tutto quello che durante la giornata in qualche modo per convenzione sociale giustamente abbiamo dovuto, come dire, un po' compattare, a quel punto tra le quattro mura di casa nostra in cui ci sentiamo al sicuro e con la persona di cui più ci fidiamo al mondo, ovviamente apriamo la diga e lasciamo andare quello che c'è, insomma. Per cui fondamentalmente quello che succede tanto agli adulti quanto ai bambini è che nel momento in cui si giunge in un luogo considerato sicuro e questo luogo è composto sia da un luogo fisico che è casa, ma anche da un luogo, come dire, umano, che è la nostra persona di riferimento, quindi nel caso dei bambini, genitori, nel caso di noi adulti, il nostro compagno, la nostra compagna, ecco che allora, sentendo di essere in un luogo dove possiamo lasciare uscire quello che abbiamo tenuto, ecco che quindi i contenuti che abbiamo in qualche maniera tenuto dentro fino a quel momento emergono. Quindi il fatto che il bambino abbia le crisi di rabbia, i cosiddetti capricci, soprattutto con i genitori e ancora di più con la mamma, in realtà non è un segno di malfunzionamento della relazione adulto-bambino, quanto del fatto che il bambino ora si sente di poter lasciare uscire. Questo non vuol dire che il bambino abbia vissuto una giornata potenzialmente traumatica, assolutamente. Si tratta semplicemente di stress, fondamentalmente. Per cui nel momento in cui il bambino ha appunto riempito il suo vaso, come descrivo anche nei miei video sui capricci, e quindi ha, come dire, arrivato al pieno, ha tenuto, a un certo punto deve poter sgasare sostanzialmente. Poi è chiaro che sarebbe auspicabile poterlo fare in altre forme e di questo parlo nel video sui capricci. E quindi vi rimando a quei video per ulteriori ragionamenti. Qui ecco, mi premeva focalizzare il fatto che appunto il bambino dia il peggio di sé a casa con i genitori e ancora di più con la mamma, non è sintomo per forza di
malfunzionamento della relazione, quanto piuttosto del fatto proprio che il piccolo sta lasciando andare emozioni trattenute e quindi sta chiedendo in qualche modo al genitore di accogliere, di accoglierle sostanzialmente, di aiutarlo a scioglierle fondamentalmente. Poi a volte è vero che queste difficoltà nella relazione possono anche effettivamente mettere radici su un rapporto difficile e che magari non sta funzionando al meglio. Chiaramente in un video diventa difficile anche entrare nel merito di tutte queste situazioni, perché sono più aspetti che possono emergere nell'ambito poi di incontri individuali, dove si va un po' a vedere le situazioni più nello specifico. Però diciamo che mediamente, nella stragrande maggioranza dei casi, per lo più questi, diciamo, comportamenti inadeguati dei bambini in presenza dei genitori sono proprio, come dire, così la cartina tornasole del fatto che c'è un rapporto di fiducia, per cui il piccolo lascia andare ciò che ha trattenuto, sapendo che il genitore potrà accogliere e aiutarlo a, come dire, lasciarsi alle spalle queste fatiche della giornata. Spero che quindi queste parole possano esservi di conforto, in modo da essere più sicuri che la relazione con i vostri bambini sia ok, e ci vediamo quindi in un prossimo video. A presto, ciao!